Salve a tutte, allora oggi sono qui per rispondere a Valentina sulla tematica del secondo talk show che appunto ha, diciamo, proposto lei su stile e stili. Allora, il tema c'entra uno dei luoghi della mia persona più volutamente privati. E sono sicura che ci sono lati della vostra privacy o della vostra personalità che non sareste disposti a condividere con il primo che passa. Succede spesso a me nel vestiario, poiché è espressione di una persona, come sono solita definirmi, dai lati forti ma anche in forte contrasto. Sempre più spesso la frase che mi viene rivolta riguardo al perché non indossi questi vestiti nella vita quotidiana, andando in università o in qualsiasi altro momento di quotidianità, è ma tu fregatene, fai quello che vuoi. Ora, io non penso che andare da un professore con un bustino di questo tipo, piuttosto che un collarino di borchie come questo, piercing a più non posso in faccia, o anfibi pieni di, tipo per dire, le New Rock, eccetera, non penso sia una cosa che esprime la propria personalità. La trovo maleducazione, perché insomma, potrebbe essere interpretato dal professore come un senso di poco rispetto, o comunque un atto di vera e propria maleducazione. Sempre in tema, penso che nessuno, o quasi nessuno di coloro che vedranno, ovvero voi, questo video, entrerebbe in casa di un giapponese con le scarpe, piuttosto che in una moschea, piuttosto che, non so, iniziare a sbraitare durante una messa o cose di questo tipo. Noi ogni giorno rispettiamo, almeno a livello basilare, le regole del Galateo che ci permettono un quieto vivere. E trovo decisamente più produttivo recarmi in luoghi come l'università, in cui bene o male mi vesto sempre comoda, proprio perché preferisco non alzarmi dal mio banco, dalla mia sedia, senza aver imparato qualcosa durante la giornata, altrimenti potevo starmene a casa, dormire qualche ora in più e imbellettarmi quanto volevo. Insomma, non credo che la rappresentazione della propria personalità debba andare oltre quello che è poi il compito di ciascuno di noi. Io sono una studentessa, devo andare a lezione, devo imparare quello che poi sarà il mio mestiere, come altre persone. E per quanto riguarda lo stile vero e proprio, penso che la frase, è tutta una questione di gusti, poi sia quella che fa la differenza. Come anche l'espressione che disse Valentina, proprio citando un libricino che gli era piaciuto tanto, 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 l'eleganza non passa mai di moda. Ora, io credo che l'eleganza non stia tanto in chi guarda, ma in chi viene ammirato, al contrario della malizia. E vi sono donne che con pochi abiti e pochi accessori possono veramente fermare molti sguardi, piuttosto che una ragazza che potremmo definire aspirante velina, piena di griff, oppure con minigonna striminzita e reggipetto in bella mostra, perché manca di quella caratteristica che viene definita classe o anche eleganza, se vogliamo dire, poi sono concetti che sono comunque paralleli. Per lo stile possiamo fare un discorso analogo, nel senso, almeno per me. Un altro motivo che mi spinge a non mostrare anche nei video, perché comunque qui io sono nella mia casa, potrei benissimo vestirmi senza dover andare in giro così, è il fatto che non voglio essere etichettata per ciò che vesto. Insomma, ciò che vesto, lo vesto perché esprime una caratteristica della mia personalità. Ma sarebbe veramente sciocco lasciare che qualcosa di superficiale, che è di sicuro la cosa più superficiale che possiamo avere, che è un vestito, mi intrappoli in uno stereotipo della ragazzina gotica che gioca a fare la grande. Non voglio che i miei video vengano etichettati perché
insomma, non voglio che un vestito pregiudichi la prima impressione e impedisca poi alla maggior parte delle persone di ascoltare ciò che ho da dire. Diciamo che non antepongo nella vita di tutti i giorni il mio aspetto al mio cervello. Una cosa che cerco sempre di fare è cercare di stupire più per quello che ho da dire che non per quello che ho da mostrare. E non penso di avere altro da dire, quindi boh, questa era la mia confusionaria e sparpagliata idea di ciò che è lo stile per me, insomma, cosa ne pensavo a riguardo e spero di non avervi annoiato. Alla prossima, ciao!